domenica scorsa a Pescara, nella Chiesa dello Spirito Santo, il concerto di Santa Cecilia per coro e orchestra, con la partecipazione dei cori riuniti dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, diretto dal maestro Monsignor Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Roma, autore di musica sacra e di colonne sonore cinematografiche di fama mondiale. Evento a ingresso libero, promosso dalla Libreria San Paolo di Pescara e realizzato in collaborazione con la Toto Holding, iniziato con l'introduzione del direttore artistico della Libreria San Paolo di Pescara, Antonio Di Giosafat, e della direttrice dei cori riuniti dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, Roberta Fioravanti. Dopo i numerosi concerti degli anni scorsi, è stato riproposto il binomio virtuoso tra Monsignor Marco Frisina e il coro dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. E poi non sono mancate alcune chicche, tra le quali l'esibizione di un coro composto da bambini e, dulcis in fundo, la presenza del coro LIS. L'ombra di Paolo, perché era un po' l'occasione di questo concerto, e quindi il suo zelo, il suo entusiasmo missionario, ricordare che essere chiesa oggi in un mondo così complicato, confuso, difficile, significa sempre quello che Paolo vive, ovvero sia testimoniare Cristo, Cristo risorto, con l'entusiasmo, con la gioia, e essere pellegrini di speranza, testimoni di speranza. Monsignor Frisina è di casa a Pescara e sappiamo quanto sia legato alla sua diocesi, eccellenza. Sì, ormai è un'amicizia che si protrae da tantissimi anni e sicuramente questa è un'occasione privilegiata tra le tante altre occasioni per ridare slancio alla Libreria San Paolo e soprattutto per mettere insieme elementi corali che particolarmente sono unici questa sera: i bambini, il coro diocesano a più partecipazione e il coro della LIS. Un momento di festa, un momento di preghiera. Sì, un momento di festa, di preghiera, in particolare attraverso la modalità della musica, perché la musica serve per elevare lo spirito e avvicinarci e fare un po' l'esperienza di Dio, seppur in maniera mediata, in maniera parziale.